Grazie, grazie davvero, grazie a Federico Bagnoli Rossi, a tutta FAPAV per questa collaborazione che continua dal 2016. Ringrazio anche il team di Ipsos che realizza questa ricerca, un team al femminile, una ricerca su un tema molto delicato che ci responsabilizza molto perché gli affinamenti metodologici e il tentativo di fornire informazioni, dati, stime di questo fenomeno così importante in Italia dicevo tutto questo in realtà ci responsabilizza proprio perché vogliamo evitare di fornire dati eclatanti o spettacolari noi siamo abituati a raccoglierli con grande serietà e a far in modo che i dati siano poi oggetto di riflessione e di politiche che si possano adottare per contenere un fenomeno come quello di cui stiamo parlando rapidamente provo a sintetizzare diciamo quello che è emerso nella ricerca di quest'anno eh, Federico ha già ricordato il fatto che ogni due anni facciamo la ricerca completa, quindi quella che comprende anche la stima dell'impatto economico, la stima sull'occupazione, sul gettito fiscale e così via. Quest'anno abbiamo semplicemente aggiornato le stime complessive del, dell'andamento del fenomeno. Abbiamo realizzato eh, la ricerca su un campione rappresentativo della popolazione di 15 anni e oltre, ma anche su un campione di adolescenti. Tra i 10 e i 14 anni. Abbiamo, vedrete insomma, risultati diversi no, sui dei target. Allora, un primo elemento importante: rimane sostanzialmente stabile la percentuale di coloro che hanno adottato un comportamento eh, illecito. E quindi da 43 a 42%, il dato può sembrare incoraggiante. Stiamo parlando di quasi 21 milioni e mezzo di persone, non stiamo parlando di un universo piccolo, ovviamente, facendo riferimento alla popolazione di 15 anni ed oltre. Però il dato sicuramente più inquietante è relativo al fatto che complessivamente gli atti di pirateria sono aumentati di 30 milioni circa, quindi una crescita del 9%. Allora, se vogliamo vedere il dato in trend è confortante il fatto che si siano dimezzati rispetto alla prima rilevazione quella del 2016. Però attenzione perché insomma c'è stato questo rimbalzo che ci deve indurre a riflettere. E poi via via vedete che sostanzialmente i film sono ancora ai vertici come dire, della, della pirateria, dal 29 addirittura cresce di un punto 30% coloro che hanno piratato un film, poi vedete sostanzialmente i dati sono piatti rispetto a serie fiction, programmi televisivi, sport live. Proviamo a entrare un po' nel dettaglio sulle diverse forme, anche qui sinteticamente per non rubare troppo tempo agli interventi successivi. Allora abbiamo visto che aumenta di un punto la percentuale di coloro che hanno piratato almeno un film. Però in realtà, pur essendo la forma, il contenuto diciamo più piratato, Rileviamo, abbiamo registrato un 4% di diminuzione rispetto all'anno precedente, quindi vuol dire che è sugli altri contenuti che sta aumentando il comportamento, o meglio, sono aumentati gli atti di pirateria. Quindi, qui abbiamo circa 5 milioni in meno di atti, sono 120 milioni, 4% in meno, addirittura un 68% in meno rispetto al 2016. Se andiamo a vedere invece le fiction, vedete piatto il dato di coloro che hanno effettuato almeno un atto illecito, però aumenta del 15% il numero degli atti di pirateria. Lo vedete? Anche qui se vogliamo vedere il bicchiere eh, mezzo pieno, ovviamente il fatto che si sia ridotto di un 33% rispetto al 2016 è un dato confortante e no? testimonia appunto dell'azione costante di FAPAV e del legislatore su questo tema, sicuramente, però appunto vediamo questa, questo rimbalzo non trascurabile. E poi se guardiamo invece quello che è, è tutto il tema legato ai programmi, anche qui vedete una crescita del 20%, si passa dai 65 milioni di atti ai 77, quasi 78 milioni di atti nella ricerca che vi sto presentando e eh, vedete sul, sugli sport live. Eh, abbiamo una crescita del 26% rispetto all'anno precedente, quindi anche qui vedete la percentuale di coloro che effettuano atti illeciti rimane sostanzialmente piatta, ma aumenta il numero degli atti. Eh, aumenta, diciamo, si consolida il divario tra la pirateria digitale e le altre forme di pirateria, vedete la digitale ormai da tempo ha un percentuale ragguardevole, il 39%, si stabilizza invece il dato sulla pirateria indiretta e la pirateria fisica rimane al 9%. Abbiamo parlato di pirateria digitale, come non parlare dell'IPTV illecite, che evidentemente sono una componente importante e vedete appunto incidono per il 23% e prevalgono sulla pirateria digitale streaming e download peer-to-peer. Altro elemento su cui riflettere è questo, e cioè il fatto che le app di messaggistica e i social network rappresentino sempre di più un veicolo no, per eh, in qualche modo accedere illecitamente a dei contenuti. E quindi le app di, di messaggistica scusate, istantanea per piratare passano dal 10 al 12% invece la crescita è decisamente più significativa l'utilizzo dei social network che passa dal 10 al 17%. Quindi stiamo parlando appunto di eh, una modalità, se volete, in crescita e un po' preoccupante, anche se, come vedremo tra poco guardando tra gli adolescenti, in realtà il dato tra gli adolescenti è in controtendenza rispetto a quello che rileviamo sulla popolazione adulta. Focus rapido sui PTV. Eh, vedete sostanzialmente, quando chiediamo sostanzialmente se si tratta di un reato oppure no, il fatto di accedere ad un'offerta di contenuti audiovisivi a pagamento attraverso le credenziali di un parente, di un amico, di un collega e così via, il 31% ritiene che sia una forma di pirateria. Eh, però vedete che oltre due su tre ritengono che non lo sia, eh, mentre invece comprensibilmente tra coloro che non effettuano eh, cioè comportamenti illeciti in realtà la percezione che si tratti di un reato è decisamente più elevata, 41%, però anche qui la maggioranza assoluta non ritiene che possa essere considerato un reato. E eh, appunto continuando è interessante che quel 23% c'è cioè un 6% che in realtà si dichiara abbonato nell'ultimo anno. Quindi eh, insomma, una percentuale ragguardevole sul totale del 23%, 6% che è pari a 3 milioni della popolazione eh, di cittadini di 15 anni e oltre. Eh, abbiamo introdotto questa domanda quest'anno per riuscire a capire se c'è la consapevolezza che, sempre per quanto riguarda le PTV illecite, e tutto ciò possa determinare un danno, un danno all'economia o alla società e vedete che più di 3 su 4 sono consapevoli che questo possa rappresentare un problema, un danno. Però vedete nella parte destra, no, eh, all'incirca la metà ritiene che sia lecito, quindi significa consapevolezza ma non c'è esattamente come dire, un atteggiamento se vogliamo, di riprovazione rispetto al fatto che comunque si tratta di un comportamento illecito. Dicevo gli adolescenti, qui i dati sono un pochino più confortanti, devo dire, andrebbe indagato il motivo per cui c'è questo calo, da un lato probabilmente si stanno spostando su altre modalità di fruizione, no? quindi non, non necessariamente legate alla visione di eh, filmati, di prodotti, di, di serie televisive, eh, di sport live e così via, eh, e dall'altro può darsi che l'offerta sia un po' impoverita rispetto a questo target e quindi vediamo che si passa dal 51 al 47% con una riduzione significativa del 24% degli atti di pirateria messi in atto. Dalla popolazione tra i 10 e i 14 anni, anche qui il film al primo posto, però il dato è abbastanza stabile: vedete, 34-33%, 27% fiction e serie televisive, eh, programmi televisivi: 23%, e poi vedete calo significativo dal 24 al 19% dello sport live, e poteva essere appunto questa una chiave interpretativa. Tra gli adolescenti, vedete, cala soprattutto la pirateria digitale, come vedete, mentre l'indiretta e la fisica si mantiene esattamente sugli stessi valori rilevati nella ricerca precedente. Eh, una percezione del danno sul lavoro. Ne abbiamo parlato, ricorderete i dati dello scorso anno: 9400 posti di lavoro a rischio. In realtà vogliamo capire se questo è un elemento che in qualche modo può rappresentare. È uno stimolo di riflessione per coloro che adottano comportamenti illeciti e vedete appunto percezione del danno complessivo molto abbastanza grave 59% della popolazione ma addirittura 48% dei pirati e se ci limitiamo appunto all'universo di coloro che hanno effettuato almeno un atto di pirateria e abbiamo chiesto sostanzialmente chi risulta essere danneggiato e vedete ci sono risposte genericamente attribuite all'industria cinematografica in generale o ai lavoratori del settore, 55-54%, molto meno lo vedete in fondo al graduatori, i giovani, i cittadini più poveri e così via. Altro aspetto importante, anche questa era una domanda nuova che non avevamo rilevato nelle eh, indagini precedenti, Abbiamo chiesto quanto sono consapevole del fatto che questo tipo di comportamento possa avere un impatto sui posti di lavoro. E allora vedete: un 41% dichiara esplicitamente, anche qui scusate, la domanda è posta tra coloro che hanno effettuato un atto di pirateria, quindi il 42% di cui parlavamo prima. 41% dice sì, ci avevo pensato, e un altro 41% sì, però il rischio non è alto. E quindi tendono a ridimensionare un pochino il fenomeno, non so se perché hanno la coda di paglia, ma insomma in realtà tendono sostanzialmente a non enfatizzare molto l'importanza di, di questo tema. E però l'altro aspetto interessante è questo: la pirateria in realtà limita gli introiti e quindi le risorse economiche, e quindi potrebbe in qualche modo precludere o limitare la possibilità di realizzare nuove stagioni eh, di eh, serie televisive, nuovi eventi sportivi e così via. Ecco, su questo un po' più alto la consapevolezza, cioè il fatto che sostanzialmente il comportamento illecito, drenando risorse, riducendo risorse economiche, possa mettere a repentaglio la possibilità che una serie televisiva possa continuare o si possa accedere ad eventi sportivi. Vedete anche qui un 51%, un 31% ci aveva pensato, ma il rischio ritiene che non sia elevatissimo. Quali sono poi le figure professionali? In questo caso citazioni totalmente spontanee, sono figure... Pressoché legate alla produzione diretta, quindi ad attori, inclusi gli stuntman, le comparse e così via, e i registi prevalentemente. La deterrenza. Ecco, sta aumentando la consapevolezza che la pirateria è un reato. L'81% della popolazione adulta, la rilevazione precedente era 77%, quindi 4 cittadini su 5 sono consapevoli che stiamo parlando di un reato. Tra gli adolescenti la percezione è un po' meno elevata ma comunque ragguardevole, 3 su 4, 76% in linea con la rilevazione precedente. Però è la parte destra che ci deve un po' inquietare perché in realtà in presenza comunque di una consapevolezza diffusa che si tratta di un reato c'è anche come dire, la convinzione che questo reato non viene scoperto e punito. La metà della popolazione circa la pensa così. E allora quando noi andiamo a chiedere sempre alla popolazione pirata, sostanzialmente se hanno mai avuto, se sono incappati insomma, in una situazione di questo tipo, quindi il sito oscurato, bloccato e così via, 40% dei pirati, che cosa fanno quando il sito è bloccato o oscurato? Beh, la metà rinuncia, ma l'altra metà cerca un'alternativa legale. E quindi anche questo è un elemento di deterrenza a cui fare riferimento alle alternative a pagamento, vedete, non ce n'è una che prevalga nettamente, sono streaming a pagamento, abbonamento all'offerta ufficiale, download a pagamento, cinema, vanno al cinema, acquistano il DVD, Blu-ray e così via. E Altro aspetto, anche qui inducendo a riflettere sulle motivazioni che possono essere alla base come dire, di eh, siti web, piattaforme, app che mettono a disposizione film, serie, fiction e altri programmi non originali, eh beh, anche qui emerge nettamente due su tre che lo fanno ovviamente per eh, ragioni di business, di guadagno, diciamo. mentre invece un 34% ritiene che sia un hobby, una passione o voler condividere con altri. Quindi, come dicevo, dati sicuramente con eh, luci e ombre, sicuramente inquietante il fatto che aumenti di 30 milioni gli atti di pirateria, che siano aumentati, confortante la riduzione invece sull'universo degli adolescenti, sicuramente però non bisogna abbassare la guardia. Ci sono più aspetti, c'è un aspetto culturale che però è un aspetto di lungo periodo, lo sappiamo. Gli aspetti di education, gli aspetti di formazione, gli aspetti culturali sono aspetti che richiedono come dire, interventi continuativi per poter in qualche modo rendere ancora più consapevoli i cittadini di quelle che sono le conseguenze dei comportamenti di cui stiamo parlando. Molto spesso si parla del nostro Paese come di un Paese nel quale regna l'anomia. No? In realtà le ricerche che noi facciamo mostrano che non è vero, perché, perché in realtà è un senso della legalità un po' all'italiana, passatemi l'espressione, eh, nel senso che in realtà è un senso della legalità che è molto selettivo, che riguarda alcuni reati ma non altri, e quindi suscita una riprovazione che è come dire intermittente, no? E poi è asimmetrico questo senso della legalità, spesso si è autoindulgenti nel momento in cui si incappa in reati di questo tipo rispetto ai quali si ritiene di non fare un grave danno. Ebbene, su questo non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna anche essere consapevoli che i risultati si vedono nel lungo termine. E poi, ripeto, sulla deterrenza, molto importante il fatto che per esempio nel momento in cui si oscurano dei siti o si bloccano dei siti, la metà circa dei pirati si cerca un'alternativa legale. È evidente che anche da questo punto di vista la riflessione sul prezzo, sul costo dell'alternativa legale può essere un elemento di riflessione, però diciamo che non bisogna abbassare la guardia, bisogna costantemente essere attenti a come dire, lavorare sui due fronti quindi l'aspetto culturale e formativo, ma anche l'aspetto di deterrenza. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie a voi.